tutti. E Saverio. Ciao. Tra l'altro dovete sapere che in questo momento noi stiamo facendo l'intervista, ma i ragazzi non sono con me in questo momento, perché sono lì, perché lì stanno facendo vedere la partita Palermo-Bari, e il Palermo ha appena segnato e noi ci troviamo in provincia di Bari e quindi si sta consumando un mezzo tratto. Quindi deve pareggiare il Bari prima della fine dell'intervista. Se potessi toccare il cellulare magari. Sì, perché svegliamo anche questa cosa, l'uso collaboratore Marco Stanzione che al di là della telecamera ha toccato il cellulare e ha segnato il Palermo. Quindi ecco, si è consumata questa tragedia. Assolutamente non solo quello. Flavio, allora parliamo di questa serata, di questo insomma connubio che era la condition per donna assieme al simposio per poter insomma anticipare un po' i tempi di quella che è la prima serata. Concedi questo omaggio della tua presenza, ma vorrei salutare il collaboratore Marco Stanzione che sta a metà simposio, come Vespa sta per lo scuolo, perché ci fa sempre le domande che noi vorremmo ci facesse, quindi stasera dovrai insomma coadiuvare anche in questo senso qui. E siamo felicissimi di questa collaborazione, è un evento che giunge alla quarta edizione. Quest'anno è la prima volta che c'è uno studio internazionale, quindi anche in termini di Metal Symposium c'è un'emozione particolare nel tenere conto di questa responsabilità a livello artistico, quindi sono molto contento con il mio sposalizio. Assolutamente, questo simposio. Vittorio, come è cambiata poi la gestione di Metal Symposium e del warm up in questo caso nel corso di questi 4 anni? Cioè, su cosa avete potuto lavorare maggiormente? Allora, negli ultimi anni sono moltiplicate le possibilità di avere delle band di un certo calibro internazionali ospiti della rassegna, quindi per noi la prima cosa che abbiamo imparato è stata insomma quella di dover cambiare un attimo il modo di rapportarci, mentre nei primi 2 anni insomma abbiamo mantenuto una linea completamente underground, quindi ci si poneva con le band come amici insomma. Nel proseguo poi del nostro cammino abbiamo imparato a rapportarci sempre ovviamente in maniera cordiale, ma in modo più distaccato, in un certo senso più professionale, anche se la professionalità abbiamo sempre mantenuto nel corso degli anni, con le band, insomma. Questo è stato sicuramente il più grosso cambiamento che abbiamo dovuto affrontare. E in più abbiamo imparato a rapportarci poi con le varie venue, con organizzazioni più complicate, quello che poteva essere un concerto di 3-4 band in un bar alla periferia di Bari dove iniziato. E tu hai iniziato con quel ragazzo dietro la telecamera. Ma io non nominerei troppo spesso visto quello che sta succedendo a Palermo. Ha fatto espellere pure il giocatore, che vergogna. Saverio invece, lui parlava appunto del rapporto che è cambiato con i vari gestori delle venue e il rapportarsi con gli addetti ai lavori, tra virgolette. Il rapporto invece con le band nel corso di questi anni, come invece si è evoluto, si è sviluppato? Avete avuto qualcosa di particolare? Prima parlando con Gerardo, per esempio, si parlava di non mettevi in evidenza questo aspetto, cioè ovvero che le band oggi pretendono sempre un pelino in più rispetto a quello che era l'atto dovuto del passato. Oggi che cosa riscontrate? Sicuramente a volte si può incorrere in situazioni come quelle descritte appunto da Gerardo, però il nostro approccio penso che negli anni non sia mai cambiato, abbiamo sempre cercato di rapportarci con le band come noi avremmo voluto essere trattati. Dall'altro lato, essendo comunque musicisti in primis, abbiamo sempre cercato di trasmettere, come dicevo prima, quello che avremmo voluto fare. La nostra linea è sempre rimasta a vedere da un po'. Flavio, invece si parlava anche del clip di live, anche senza virgolette, fondamentalmente da concerto. Secondo te questo problema che si collega a cosa? A una sorta di mancanza di offerta, una sorta di pigrizia, una saturazione del mercato?
la crisi del musicista prima di salire sul palco? No, 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 del pubblico, poi non lo so, magari c'è anche questo aspetto, però dicevo dal parte del pubblico dell'ora. Guarda, per fortuna io ti posso parlare per la nostra esperienza pugliese, la partecipazione è sempre nera. Pubblico ha sempre più sede di live, di eventi live, e si sta mantenendo un pareggio prezioso a Palermo. Scusate, è maturato il pareggio, meno male che l'ha toccato lei. L'ho toccato io il telefono. Sì. Ha toccato il telefono e il pareggio. Scusami. Quindi adesso facciamo la telecronaca. Poveretta energica, no, Bari. Perché Bari è salernitana, io sono salernitana e si sa che Bari e salernitana sono gemellate, quindi ci voleva la manina magica per dire che diceva. Torniamo a noi. La nostra esperienza è positiva. Il pubblico partecipa con energia e ci auguriamo che questo possa essere un atteggiamento che possa essere anche esteso magari col tempo, sia alimentando l'underground che la linea sottile tra l'underground e il mainstream, per magari riportare ulteriormente. Assolutamente sì, ragazzi, un'ultimissima domanda, poi vi lascio la vostra partita meravigliosa. No, stai che dopo ci do un'altra toccatina. Al telefono. L'aver scommesso su un territorio tra virgolette vergine da questo punto di vista è stato visto all'esterno come un atto, diciamo, di coraggio, di incoscienza, di cosa, insomma, quante soddisfazioni però mi sta dando il fatto di aver di fatto cominciato a lavorare su un terreno fertile, perché lì si poteva solamente costruire. Credo sia stato proprio uno dei punti di forza che ha permesso a Metal Symposium di crescere, un territorio come detto bene, vergine, che non aveva in passato avuto esperienze di continuità, ce l'aveva avuta, ma noi siamo subentrati in un momento di stanca, di stallo da circa, circa 2 anni che non si aveva una programmazione continuativa a Bari e probabilmente in Puglia in generale. Questo ci ha sicuramente aiutato molto nell'incipit del nostro percorso. Fortunatamente il pubblico ha risposto bene, insomma, siamo molto contenti di quello che siamo riusciti a creare in questi. Allora, che si può dire? Sì, effettivamente, come diceva Vittorio, io che personalmente ho cominciato a seguire i concerti proprio da quel periodo di stallo, posso dire che... L'abbiamo fatto per Saverio, che sì. Ha iniziato a seguire i concerti. Sì, effettivamente era un periodo, diciamo, di secca, con una proposta a volte un po' asciutta. Esatto, asciutta. Quindi entrare anche nel vivo dell'organizzazione è stato... La botta del culo, dai. La botta del culo. Anche Metal Symposium in collaborazione del totale organizzazioni, quindi andiamo avanti, dai. Assolutamente, grazie Flavio, grazie Saverio, in bocca al lupo davvero, e poi ci si vede naturalmente alla se non sbaglio per la continuation. Intanto no, se giochiamo in 9 adesso, ma una toccatina può dare. Allora, la toccatina finale, ci sono state nel frattempo 2 espulsioni ed è tutto molto bello.